Ben ritrovati Mondo Amaranto, nuova puntata. Parleremo anche questa sera di calcio femminile con l'Arezzo che vola dopo il successo 2-0 sul Romagnano, successo che poteva essere anche più largo, un Arezzo che si conferma in seconda posizione in classifica. Poi faremo il solito punto sulle giovanili dell'Arezzo. Abbiamo questa sera i giovanissimi B regionali, abbiamo seguito proprio la partita contro il Prato B che si è imposto alla Nave. Andiamo allora a salutare Elettra Fiorini, bentornata. Sì. Stefano Saviotti, benvenuto, bentornato, allenatore dei giovanissimi B, il nostro Riccardo Buffetti, buonasera. Eccoci qua, e appunto abbiamo tre ragazzi dei giovanissimi B che dopo andremo ad ascoltare, vedremo anche le immagini salienti della loro partita. Cominciamo vedendo il filmato proprio della vittoria dell'Arezzo femminile contro il Romagnano per 2-0. L'Arezzo Calcio femminile secondo in classifica in Serie B dopo il 5-0 settimana scorsa contro il Musiello Saluzzo. Quest'oggi al centro sportivo Giunti di Arezzo arriva il Romagnano per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Carta Val, cross al centro dove c'è Di Fiore. Occhio Di Fiore. Prova a giocare sulla sinistra, l'ha visto benissimo Materini, è arrivata poi la palla a lei, poi la palla arriva a Razzolini e gol! Il gol di Razzolini, Costanzo Razzolini, 10° gol stagionale, porta in vantaggio l'Arezzo al 28esimo e corona una settimana perfetta Razzolini dopo la convocazione in nazionale, segna il suo 10° gol in stagione. Costanzo Razzolini, Materini lascia scorrere sulla sinistra, andrà il cross, il cross di Materini verso Baracchi! Era arrivata con un terzo tempo fantastico Baracchi. Occhio dentro l'area di rigore agli spintoni. Il cross un po' all'indietro, Razzolini. La palla arriva ad Arzedi. Arzedi il destro, la parata di Marabelli. C'è ancora Baracchi. Il passaggio poi per Carta. Lascia scorrere sul destro Carta. Sulla posizione Mencucci. Passaggio per Mencucci, posizione regolare. Ancora Mencucci, il tiro cross verso Di Fiore, parata, la parata di Marabelli, clamorosa parata. Razzolini intanto, la palla per Verdi, può distendersi Arezzo, attenzione, Verdi, ancora Verdi, il cambio di gioco per Carta. Carta riesce a entrare in posizione, palla Carta, il sinistro, e gol! Il gol di Carta! Isabella Carta, al 5° gol stagionale. Ben servita da Verdi, non è riuscita nel controllo Nidasio del Romagnano, Carta gli ha ruotato la sfera e ha raddoppiato per l'Arezzo. E quando siamo al 13° minuto del secondo tempo, Carta porta in vantaggio Arezzo sul 2-0. È partita Di Fiore, il passaggio dall'altra parte per Mencucci, 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 il tocco per Di Fiore, Di Fiore! La parata di Marabelli. Fischio l'arbitro, ti dice fischio, Arezzo batte 2-0 il Romagnano e si proietta 27 punti in classifica. Una gara controllata dal primo minuto dell'Arezzo. Mister Lorenzini, quest'oggi una vittoria per 2-0, vittoria convincente dell'Arezzo che non ha concesso nessun tiro in porta alle avversarie, nemmeno grandi occasioni diciamo, pericolose. Sì, è stata una prova praticamente perfetta delle ragazze. Abbiamo creato tantissimo, l'unica pecca, ecco, può essere quella di non aver chiuso prima la partita, però sono state così numerose le occasioni da rete, così numerose le situazioni che potevamo sfruttare meglio, che insomma c'è da essere molto molto soddisfatti. Adesso c'è a preparare una gara importante, quella di domenica contro la Novese, come si affrontano in settimana queste preparazioni? Anche? Ma sono partite che poi danno stimoli un po' da sole, una partita importante per la classifica, l'affronteremo con serenità, come abbiamo affrontato tutte le altre. Se riusciamo a esprimerci al meglio, poi sicuramente arriverà anche un risultato positivo. Ecco, parliamo anche di Razzolini. In settimana è arrivata la convocazione in Italia Under 23 per lei. Merito anche, diciamo, dell'allenatore che è riuscito a trovare in campo la sua posizione ideale, a farla esprimere al meglio. Io credo che credo che il merito più grande sia di Costanza, innanzitutto, perché è arrivata ad Arezzo con tanta voglia di fare bene, con tanta umiltà, si è messa a disposizione del gruppo, poi sta raccogliendo i frutti ovviamente, però credo che sia una soddisfazione anche per tutto lo staff e anche e soprattutto per le compagne di squadra. Siamo qui con Isabella Carta, per te 5° gol stagionale, ottima prestazione, ti sei data un obiettivo per quanto riguarda i gol da segnare? Sì, mi sono data l'obiettivo di superare quelli dell'anno precedente, ovvero ne dovrei fare 16 per adesso.
Ma comunque una partita giocata bene da Arezzo, finita poi 2-0, una vittoria che dà morale anche per la classifica e che vi proietta a domenica prossima in uno scontro importante contro la Novese. Sì, allora è stata una bellissima partita, il campo non era proprio dei migliori, era un po' complicato giocarla ma ci siamo imposte, come sappiamo fare noi. Abbiamo giocato il nostro calcio e sicuramente è molto importante perché siamo là e dobbiamo stare lassù e questo ci dà ancora più forza per affrontare la prossima e tutte le altre partite di questo campionato. Allora, la intraprendenza di Carta, che ha saputo sfruttare l'occasione che le è capitata, Cazzolini che continua a segnare, insomma un Arezzo che davvero continua a fare risultato e, lo dicevamo la scorsa settimana, una fase topica di questo campionato, fare adesso incetta di punti. Sì, assolutamente, anche perché adesso insomma siamo arrivati alla fine del girone d'andata, ripartiremo con alcune sfide che saranno alla nostra portata, come quella con la Lucchese, però insomma nelle prime giornate poi del girone di ritorno ci sarà anche da riaffrontare il Florenza, quindi insomma sarà abbastanza complicata. E beh, l'importante adesso effettivamente, l'obiettivo era quello di macinare più punti possibili con queste squadre che comunque potevano essere per noi abbordabili, come è successo con il Saluzzo, ora con il Romagnano, anche per poter affrontare la sfida di sabato, questa volta giochiamo di sabato, che è uno scontro diretto da quello che ci dice ora la classifica e c'è da affrontarla con tutti gli stimoli possibili ed immaginabili. Riccardo, una partita che è sembrata a senso unico. Sì, beh, diciamo che l'Arezzo ha concesso grandi occasioni di rete al Romagnano, che mi ricordo io sono stato forse due tiri in porta, ma facilmente presi da Antonelli. Max Lorenzini è riuscito a mettere in campo Arezzo compatto, sia a livello difensivo, a centrocampo riuscito a smistare bene i palloni, ha avuto una grande quantità di occasioni anche a livello offensivo, poi sotto porta purtroppo il cinismo è venuto a mancare delle volte, i gol sono arrivati in modo quasi fortuito, Di Fiore sul primo è riuscito a trovare un assist involontario tra virgolette per Razzolini, nel secondo Carta è stata bravissima a rubare palla al difensore e segnare 2-0. Ci vuole anche questo nel calcio, Arezzo sta sfruttando bene il momento e attualmente si trova secondo in classifica a 2 punti da Novese e adesso ci sarà proprio lo scontro diretto sabato. Ecco, un momento, no, in cui sembra essersi creato tutte le componenti al posto giusto, no, perché l'allenatore che è stato azzeccato, superata anche quella fase di stagione in cui forse qualche punto è stato lasciato per strada, sembra che c'è grande morale, grande convinzione dei propri mezzi. Sì, assolutamente sì, probabilmente era quello che cercavamo proprio quando quest'estate abbiamo cercato di rinnovare un po' il tutto. Quest'anno c'è stata una grande rivoluzione anche a livello di staff, a livello di figure dirigenziali e abbiamo cercato persone che credessero al progetto e come magari non come era successo in passato che cercassero un po' di sfruttare la scia di questo Arezzo e della possibilità comunque di potersi costruire un nome in un terreno fertile come quello del calcio femminile toscano. E questo è arrivato, secondo me la Presidente spesso dice la prima squadra e il merito anche di queste vittorie va in gran parte allo staff ed effettivamente è vero, perché c'è una grande unità di intenti intorno al lavoro della prima squadra, come poi intorno anche al lavoro della primavera e delle giovanissime, però ovviamente sia a livello di visibilità che a livello poi di importanza dei risultati alla prima squadra, e la prima squadra che traina un po' tutto poi il movimento anche del settore giovanile, quindi di questo siamo molto, molto contenti e le ragazze si stanno veramente dando da fare. Quando Chiara Tavanti diceva all'inizio dell'anno che il suo regalo per la squadra era proprio magari a determinati acquisti come Carta, come Razzolini, ecco, aveva ragione, perché sono state delle ragazze che hanno saputo inserirsi molto bene nella rosa, molto bene nell'organico e fanno tanto bene anche allo spogliatoio. Riccardo, abbiamo spesso parlato di Razzolini, però spendiamo due parole anche per Carta, perché intanto è giovanissima e, sì, sì, e sta facendo vedere davvero delle grandi doti. Sì, sicuramente una delle ragazze che servivano anche al nuovo mister, una ragazza di fascia, spinge tanto, torna a difendere, quindi una ragazza che
può crescere ancora tanto, ma la sta facendo davvero molto bene. I 5 gol sono un segno, ma abbiamo visto anche la prestazione di Fornita Domenica, che sta facendo grandi cose. È, diciamo, il doppione, tra virgolette, di Di Fiore in altra fascia, che anche lei sta facendo molto bene in questa stagione. Quindi entrambe poi servono anche per dare l'appoggio a Razzolini e per inserirsi dentro l'area di rigore. Quindi gran parte dei gol di Razzolini, ma anche di Carta e Di Fiore, sono merito delle altre che si sovrappongono, insomma. Ci fermiamo un secondo, poi faremo il punto proprio sulla classifica tra un anno. Eccoci tornati, allora abbiamo visto già prima i risultati, li possiamo comunque rivedere ancora. Arezzo batte Romagnano 2-0, Fiorentina Lavagnese 4-1, Grifo Perugia 1, Lucchese 2, Luserna Torino rinviata, Molassana Novese 1-2, Pisa femminile Amicizia Lagaccio 1-1, Ligorna Musiello Saluzzo 0-1, Riposava la femminile Juventus Torino. Per questa classifica Florenzia quota 33, Larezzo in seconda posizione solitaria quota 27, Novese 25 e poi Luserna 24, femminile Juventus Torino e Lavagnese 22, Ligorna 19, Perugia 16, Torino e Romagnano 12, Lucchese Amicizia Lagaccio 11, Musiello Saluzzo e Molassana Boero 7, Pisa 5. Vediamo anche il prossimo turno con l'Arezzo che sarà di scena proprio in casa della Novese. Questo è chiaramente un altro match ball, perché nel caso l'Arezzo dovesse riuscire a vincere in casa della Novese balzerebbe a quota 30, e non parliamo di ipoteche ovviamente, però sarebbe un passo in avanti enorme per mantenere comunque le prime tre posizioni, senza disdegnare anche che c'è lo scontro diretto in casa con la Florenzia a breve. Sì. E quindi non si sa mai, qui le vie del, diciamo, di sono infinite, usate, le vie sono infinite, infinite. Insomma, no? Assolutamente sì, e inoltre c'è da dire che la Novese comunque è una squadra dall'andamento molto altalenante, è una di quelle che poi quando si ritrova veramente a giocare con delle squadre importanti magari fatica a fare il risultato. Quindi col fatto che noi invece quando andiamo a giocare con le squadre importanti delle due giochiamo meglio, perché comunque sia il fatto che ci sia un livello tecnico buono permette all'Arezzo di esprimersi al meglio, cosa che invece magari riesce meno a fare quando ci sono squadre che pensano soltanto a difendersi e a chiudersi. Quindi insomma sulla carta questa cosa può lasciar ben sperare. Ora vedremo come andrà, perché comunque sia il fatto di giocare proprio prima di Natale, quindi spero che qualche ragazza sicuramente tornerà a casa, quindi ci avrà magari già la testa alla partenza, speriamo di no ovviamente, però insomma questo turno prenatalizio con gli allenamenti che sono stati tutti sfasati, tant'è vero anche stasera si allenavano le ragazze, perché ovviamente giocando di sabato un po' l'organizzazione è cambiata. Tutti gli inconvenienti del caso, però insomma speriamo di riuscire a portare questi tre punti che per noi sarebbero importantissimi, come ha detto il mister, noi effettivamente l'affronteremo con tutta la serenità possibile, perché le ragazze sanno di potercela fare. Che cosa c'è da aspettarti sia in casa Arezzo per quanto riguarda possibili arrivi, e se nell'aria ci sono arrivi anche magari per le squadre che hanno qualcosa da sistemare che potrebbero cambiare un po' gli equilibri? Ma allora, da noi ci sono già stati due nuovi arrivi, sì. Naticchioni, che viene dall'Empoli, Deborah Naticchioni, ha giocato tanto tempo a Latina, ha giocato poi dalla Serie B, quest'anno era passata in Serie A all'Empoli, e è venuta a fare due settimane fa un paio di prove, insomma si è subito trovata bene, quindi il trasferimento è stato effettivo, erano già in lista, erano già convocate domenica scorsa, e poi abbiamo preso Carlotta Moscia dal Luserna. Ci sarà sicuramente qualche altro nuovo arrivo papabile. Quindi dalla diretta avversaria? Sì. Quindi Luserna è un segnale anche questo. Luserna diciamo che sta vivendo un periodo un po' difficile in seguito all'esonero dell'allenatore, si era portato via delle giocatrici, quindi insomma magari rivedrà un po' quelli che sono i suoi obiettivi anche all'interno di questo campionato. E quindi niente, sono due giocatrici in gamba, un difensore e un centrocampista, che però Moscia insomma può anche giocare come terzino, e quindi vedremo come andrà. Stiamo valutando anche qualche altro rinforzo, la rosa era diventata un po' corta, quindi magari anche per dare più respiro a delle giocatrici che effettivamente in questa prima frazione di campionato si sono spese tantissimo. Quindi Riccardo, ecco, arrivano segnali incoraggianti anche dalla società.
Sicuramente è un altro segno di, diciamo, della società, della dirigenza per la squadra, ai tanti tifosi, del fatto che effettivamente Arezzo vuole mantenere la categoria e il prossimo anno vuole giocare in una serie professionistica. Quindi, come secondo posto, terzo posto, sarebbe grandioso riuscire, la matematica lo permette ancora, a raggiungere il Florenza, e perché no, batterlo quando verrà qui ad Arezzo sarebbe proprio il sogno. Allora, si chiude l'anno quindi con questa trasferta? Sì, si chiude l'anno con questa trasferta, si ricomincia il 7 in casa contro l'Amicizia Lagaccio. Bene. Allora, adesso, prima di parlare con Stefano Saviotti, ovviamente auguri di Natale, poi li rifaremo dopo, comunque a tutto l'Arezzo femminile, al nostro Riccardo, e quindi poi ne riparleremo quando riprenderà il campionato. Prima di parlare con Stefano e i suoi giovanissimi, facciamo una carrellata rapida di cosa è successo invece per le altre formazioni giovanili dell'Arezzo. Cominciamo dalla Berretti, e qui è stato davvero un risultato palpitante, altalenante, è finita 3-3 alla Nave contro l'Alma Juventus Fano, che era passata in vantaggio con Licacchiu, poi nella ripresa il pareggio di Crocini, Salines su rigore ha dato il 2-1 all'Arezzo, pareggio di Farroni, poi all'88esimo Scesci ha riportato in vantaggio di nuovo l'Arezzo, ma al 90esimo Nacciarriti ha trovato il 3-3. Questi gli altri risultati: San Benedettese Siena 1-1, Ravenna batte Sant'Arcangelo 1-0, Viterbese Reggiana 0-5, Fermana Gubbio 1-1 e, come detto, Arezzo Fano 3-3. Per questa classifica, in testa la Reggiana 25, Sant'Arcangelo 23, Teramo 19, Fermana, Fano e Arezzo 14, Ravenna e Siena 12, San Benedettese 11, Gubbio 10, Viterbese 9, Modena a quota 0. Ci sono delle novità nella formazione Berretti, così ci hanno detto, e a livello anche di organico. Adesso staremo a vedere, come tutto il resto, che cosa succederà. Andiamo adesso a vedere invece l'Under 17 dell'Arezzo. In questo caso è arrivata una sconfitta 2-1 in casa della San Benedettese. L'Arezzo era passato però in vantaggio nel secondo tempo con Zaccaro, e poi c'è stata la rimonta della formazione marchigiana con Dibuò e Tanzi. I risultati: Paganese batte Viterbese 4-0, Fano batte Gubbio 1-0, Bisceglie Teramo 1-1, Fidelisandria Casertana 0-2, Siena Juve Stabia 2-2 e Fondi Fermana 2-1. Classifica: in testa la Viterbese a 27, a 25 la Juve Stabia, 22 Fondi, 21 Arezzo, Fermana, Paganese e Teramo a 20, Gubbio 19, Fano, Casertana e Siena 15, San Benedettese 13, Bisceglie 9, Fidelisandria 6. Passiamo all'Under 16, che riposava dopo la bella vittoria della settimana scorsa contro la Paganese. Quindi vediamo cosa è cambiato in classifica. Intanto Paganese batte Lecce 4-3, Lucchese Casertana 1-0, Monopoli Racing 1-2, Pisa Sant'Arcangelo 0-1. In classifica quindi la Paganese è a 18 punti, Racing Club che scavalca l'Arezzo ed è a 15, Arezzo 12, Pisa e Lecce 11, Sant'Arcangelo 10, Casertana e Monopoli 8, Lucchese a 7. Vediamo infine l'Under 15, i giovanissimi nazionali. Non lo trovate qui, ma in realtà ha giocato, ha pareggiato 1-1 in casa della San Benedettese. L'1-1, vedete, c'è un errore tra la San Benedettese e l'Arezzo, il pareggio per 1-1, qui gol della San Benedettese all'inizio con Domizzi, pareggio di Fabianelli al 28esimo. Andiamo a vedere subito la classifica con Viterbese 27, Paganese 26, Bisceglie Gubbio 25, Siena 22, San Benedettese 20, Fondi 19, Casertana 17, Juve Stabia 16, Fano 14, Fermana 12, Arezzo 11, Fidelisandria 9 e Teramo a quota 5. Ci fermiamo allora un secondo e poi parliamo dei giovanissimi. Eccoci tornati, terza parte di Mondo Amaranto. Allora, Stefano Saviotti, allenatore dei giovanissimi, dopo ti risentiremo nell'intervista che hai fatto dopo la partita. Allora, contro un Prato B, una partita che al di là, insomma, di quello che poteva essere il risultato, l'Arezzo poteva anche cambiare il corso delle cose, soprattutto nel primo tempo, perché le occasioni ne aveva avute alcune. Sì, il primo tempo penso che sia stato l'unico dei tre tempi giocabili, perché infatti il secondo e terzo, per problematiche anche del campo, è stato difficile per entrambe le squadre poter giocare a calcio. Il primo tempo, che attaccavamo infatti nella metà campo tra virgolette buona, che era ancora intatta, abbiamo
creato 4-5 buone occasioni secondo me per segnare. Fatichiamo quest'anno purtroppo a trovare la via del gol e alla prima magari mezzo errore nostro ci segnano sempre le altre squadre. Così è stato infatti secondo e terzo tempo su due palle inattive, l'altra squadra che non ha mai creato grossi pensieri alla nostra difesa ci ha colpito e hanno fatto 3 punti loro, si sono portati a casa. Allora, vediamoli questi 2 calci piazzati, qualche spunto offensivo anche nell'Arezzo. Torniamo a seguire questa settimana il campionato regionale Giovanissimi B, 3 tempi da 20 minuti con l'Arezzo B che in classifica, come avevamo già notato in occasione proprio del primo storico derby con l'Arezzo A di qualche settimana fa, una squadra che sta andando abbastanza bene con 14 punti in classifica, 7° posto, oggi affronta il Prato B, la categoria 2005. Pachisi al volo, Kakashi, splendido per Luconi in area di rigore. Luconi è entrato in area, affonda in area, parte il diagonale, invio di Suzzi, recupero poi di Stopponi, buono lo slalom e poi lancia Luconi e grande pezza qui messa da Iazzi, c'è però Kakashi in seconda battuta che riapre di nuovo per Luconi. Luconi per Kakashi, palla di ritorno, dialogano splendidamente i due, ancora Luconi in area di rigore, Luconi slalom su Pisagnello, Luconi la mette in mezzo e c'è la presa di Landini. Parte il cross, c'è il colpo di testa in rete, Pisagnello porta in vantaggio il Prato B sul primo calcio d'angolo di questa partita, arrivata la rete di Pisagnello, il 4° gol in campionato per Pisagnello che dunque ha una certa confidenza con le reti. Qui lo stacco si è rivelato preciso e dunque il Prato B è passato in vantaggio. Palla messa dentro da Pisagnello, attenzione, palla lì per la conclusione di Mema e poi il gol da parte di Tassi raddoppia per il Prato B, di fatto gol anche in questo terzo tempo da parte del Prato B con Tassi dopo il primo spunto di Mema sulla battuta di Pisagnello e l'arbitro dichiara qui concluso il confronto. Il Prato B dunque batte l'Arezzo B 0-0 il primo tempo, 1-0 per il Prato B il secondo e il terzo tempo, primo gol di Pisagnello, secondo gol da parte di Tassi. Arezzo che era partito forte nel primo tempo trovando diverse occasioni per cercare la rete che non è arrivata, poi Prato B sicuramente meglio nel secondo e nel terzo tempo. Adesso tra poco andremo a sentire l'allenatore dell'Arezzo B, Stefano Saviotti, insieme a Stefano Saviotti, allenatore dell'Arezzo B, una squadra che era partita molto bene nel primo tempo, abbiamo visto anche belle giocate, poi alla lunga il Prato è venuto fuori. Sì, oggi il campo non facilitava il gioco palla a terra che cerchiamo noi di promuovere ogni partita. E infatti il primo tempo, attaccando forse nella metà campo più intatta, abbiamo giocato bene, 1-2 veloci, girato palla bene, magari siamo stati un po' carenti sotto porta nel finalizzare le occasioni create, alla lunga infatti il campo pesante, la nostra forse fisicità inferiore rispetto all'altra squadra ha fatto sì che gli altri dominassero la partita, hanno fatto bene o male 3 azioni su palle inattive di quei 2 gol. Il calcio è questo, gli episodi vanno a favore degli altri, pazienza, ci rifaremo magari la prossima partita, ecco, sperando che il campo sia meglio. Siamo alla fine dell'anno, che bilancio fai di questi 3 mesi? Questi 3 mesi positivi, il fatto di aver già avuto nella squadra ragazzi che erano qua già l'anno scorso ha avvantaggiato il lavoro sicuramente, infatti dal punto di vista dei risultati sono stati positivi sotto le squadre di prima fascia, come possono essere Fiorentina e Empoli. Ci siamo subito noi in classifica, quindi buono, prestazioni secondo me sono positive, possiamo crescere ancora di più, quindi ci aspettiamo il 2018 migliore. Allora, abbiamo rivisto alcune cose di questa partita, andiamo a sentire loro cosa ne pensano, che ormai li abbiamo visti 3 volte penso in questa stagione. Cominciamo da un pilastro della difesa, ti chiami?
Alberto Suzzi. Ah, beh, è anche bello alto, insomma, si vede anche in campo, insomma. Quanto sei alto? Non lo so, se lo sai. 1,70 m. 1,70 m. Sì. Anche 1,72. Quindi insomma si vede che è ben piazzato. Allora, in realtà poi abbiamo visto che i gol sono arrivati su calcio di punizione, cioè su calci, un calcio d'angolo, un calcio da fermo. Che succede in quelle situazioni da difensori? Molti, cioè la squadra spesso perde la marcatura del suo uomo e così facendo succede che abbiamo fortuna noi o hanno fortuna loro e riescono a segnare. E qui hanno avuto fortuna loro. Tra l'altro avevano quel 4 che Pisaniello, no, che li batteva anche molto bene questi giochi, cioè queste palle da fermo, uno che aveva anche segnato qualche gol. Comunque, come la valuti la stagione fino a questo momento? Abbiamo fatto buone prestazioni. Però bisogna sempre crescere anche nella continuità, perché abbiamo spesso in partita abbiamo degli alti e dei bassi, come si è visto contro il Prato. Abbiamo fatto un buon primo tempo e un secondo e un terzo non perfetti. Chiedo al mister in questi campionati, no, ovviamente per far girare tutta la cosa, capita, no, che soprattutto nel secondo tempo ovviamente c'è da tutte e due le squadre, no, un'ampia rotazione. Ecco, da allenatore cosa si deve fare poi per cercare, no, di trovare un'armonia improvvisa rispetto a quello che era l'impianto poi del primo tempo, cambiando 6-7 giocatori? Sì, tanto è il regolamento. È che quello che lo prevede, certo. Sì, l'ingresso in campo di tutti i ragazzi indistinta. Giusto così anche. Giustamente, insomma, vista l'età, sì. Cercando appunto di dare la stessa impronta a tutti i ragazzi e farli livellare e omogenizzare nel gruppo, mi auguro e spero che tutti diano quello che richiede la squadra e quindi non ci sia una grande differenza nei tre tempi. A volte ci riusciamo, altre volte no. Questo è il calcio, è normale. Anche loro sono ragazzi, certo, tutti diversi, quindi cerchiamo di omogenizzarli. Ma è comunque la soddisfazione essere davanti in classifica all'Arezzo A? Ci guardate un po'? No, perché siamo tutta la squadra, ci alleniamo insieme. Però ho visto un derby molto acceso, Insomma, sì. Non sembrava tra in famiglia. No? Rimane sempre una partita, sempre di, una campionato, partita di campionato, quindi anche se sono nostri amici bisogna sempre dare il massimo. Grazie, in bocca al lupo. Andiamo dal uno dei portieri, giusto? Ti chiami? Jacopo Permini. Allora, come la vedi qui il tuo campionato anche intanto? Sì, allora, questo campionato sta andando abbastanza bene, abbiamo fatto buone prestazioni. Alcune volte non abbiamo giocato molto bene perché entriamo in campo poco convinti, a differenza di altre volte che entriamo subito decisi. Quindi dipende un po' dall'atteggiamento mentale. Sì, quello un po' ci manca. Cosa si può fare per migliorare? Bisogna provare ad allenarci sempre più intensamente e poi dopo i risultati vengono da soli. Hai sempre voluto fare il portiere? Sì, io sempre. Cos'è che ti piace, che ti affascina? A me mi piace buttarmi, mi piace poi stare in porta, giocare, aiutare la mia squadra. C'è una parata difficile che hai fatto che ti ricordi quest'anno? Quest'anno una parata difficile, oltre al rigore parata a Pistoia, ho giocato secondo me bene anche a Lucca, in cui ho fatto due parate di fila abbastanza decisive. Bene, allora in bocca al lupo per il tuo proseguimento e andiamo da, ti chiami? Riccardo Morelli. Allora, tu invece in che zona del campo sei? Sono trequartista. Trequartista. E come sta andando il tuo campionato? Bene, mi trovo bene anche con la squadra e siamo un bel gruppo. Alcune volte entravamo in campo poco decisivi, mentre altre volte meglio. Ecco, senti, l'anno scorso eri sempre qui ad Arezzo o vieni da... No, ero all'Arezzo Academy. Arezzo Academy. E quindi hai fatto il passo, cioè, un bel passo in avanti. Sì. Era il tuo sogno giocare nell'Arezzo?
Sì, per rappresentare la mia città. La tua città. Quindi che emozione è vestire quella maglia? È grande, molto grande. Bene, grazie, in bocca al lupo, ovviamente auguri anche a voi, alle vostre famiglie, a tutti gli allenatori dell'Arezzo giovanile, e a Remo Banchetti e a tutti quanti, insomma. Allora, ci auguriamo che, ecco, poi di ritrovarci bene anche all'inizio del prossimo anno, ritorneremo quindi ovviamente dopo le feste. Io ringrazio Elettra Fiorini, grazie mille a Stefano Saviotti, grazie a Riccardo Boffetti, tanti auguri e ci rivediamo a gennaio.